Complimenti, complimenti. Appena svegliato, ero pronto a fare il video ieri sera, che dovevo fare un video incazzatissimo, poi ho avuto un contrattempo, ho avuto un inconveniente, e ieri sera non ho potuto fare il video e lo facciamo stamattina. Stamattina facciamo il video. Bene, 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 ragazzi. Che dire? Beviamo il caffè che è meglio. 1-1. Ho visto solo il primo tempo. Poi sono dovuto andare a lavorare. Purtroppo, fortunatamente le partite non posso vederle sempre. Primo tempo buono, diciamo buono perché abbiamo mantenuto il gioco. Poi vabbè, Perisic prova un mezzo cross, mezzo tiro, non so che cazzo fa così. I telecronisti dicono tenta il gol alla Totti, sì, ci tenta, peccato che non ci riesce, fa, la manda a casa di Cristo. Vabbè, poi Icardi prova il tiro, D'Ambrosio, assist di D'Ambrosio, Icardi ci prova, ma anche lui non a casa di Cristo, un po' più vicino, però sempre lontano dalla porta. E poi vabbè, ancora, ma che dire, un Perisic che non passa più la palla di Icardi neanche a morire. Candreva anche lui che gli va dietro, e quindi non dico che devono passare la palla ai Icardi, perché vabbè, non possiamo puntare tutto sui Icardi, ovvio. Ovvio, però questo vuol dire che c'è qualcosa che non va. Sempre c'è qualcosa che non va. Il problema è che loro possono scannarsi, possono anche scannarsi, ma il problema è che noi tifosi la prendiamo nel culo. A loro non ne fotte un cazzo, loro possono anche retrocedere, i soldi li pigliano lo stesso. E hanno anche la bella faccia tosta. Che cazzo faccio, Bonucci sto facendo? Sì, vabbè, di andare a chiedere l'aumento, perché a loro che cazzo gliene frega, tanto, tanto, loro ci seguono sempre, tanto loro San Siro lo riempiono sempre. Io fortunatamente, ripeto, fortunatamente, molte volte quando gioca l'Inter lavoro e quindi non posso sempre andare a San Siro. Questa cosa prima mi dispiaceva, ma adesso a sto punto sto dicendo, mica, ma meno male, meno male, meno male, perché veramente non si può. Non si può. Non si può veramente, ragazzi. Un'altra stagione buttata via. Ho detto, vi ho difeso con la Roma. Con la Roma. Ho detto, guardiamo il bicchiere mezzo pieno. Con la Fiorentina ho detto, vabbè, a Firenze gli anni scorsi abbiamo perso, nonostante la Fiorentina non è più quella degli anni scorsi, nonostante adesso la Fiorentina è una squadra giovane, una squadra con poca esperienza. E poi, nonostante tutto, vi ho difeso anche con, quindi cazzo, abbiamo pareggiato anche col pareggio della Lazio, che adesso vabbè, la Lazio va forte. I cugini ci hanno fatto il favore di mantenerli là con gol di mano di Crotone, sì, di Crotone, di Cutrone, ma con gol di mano di Cutrone, quello. Quindi la Roma sta facendo più schifo di noi, perché io ieri l'ho anche scritto, ho anche commentato uno stato di un amico.
che diceva che vabbè, la Crotone dobbiamo vincere di qua e di là per la Champions, così. Uno stato di un mio amico, io gli ho commentato e ho detto, guarda, né Inter e né Roma non meritano di andare in Champions. In questo momento, sia Inter che Roma, sono interista e c'ho i coglioni girati. Se ero romanista avevo lo stesso i coglioni girati, due squadre che veramente non meritano di entrare in Champions in questo momento. Poi vabbè, la Roma c'ha un po' i cazzi che Dzeko deve andare al Chelsea, non deve andare al Chelsea, così vabbè, quello. Anche quello influisce molto. Però in questo momento nessuna delle due merita di andare in Champions. La Sampdoria e il Milan, attenti alla Sampdoria e il Milan. Il Milan ha qualche partita abbordabile come noi, abbiamo qualche partita abbordabile, però noi ci piace rovinarci la vita, noi siamo così ormai lo sappiamo, ci piace rovinarci la vita, così anche durante il triplete. Le ultime partite ci stavamo rovinando la vita, però vabbè, lì era tutta un'altra squadra e alla fine è andata come è andata. Solo che adesso vediamo un po'. Ma adesso il secondo tempo non l'ho visto, dicono che Spalletti ha sbagliato, ha messo Raphinha gli ultimi minuti. Adesso non giudico Spalletti, non critico Spalletti perché ha fatto un ottimo lavoro. Però metti i giocatori gli ultimi minuti, vabbè, Darla è inserito prima stavolta, però anche Raphinha l'hai messo gli ultimi 2 minuti. Cosa vuoi che ti risolva un giocatore negli ultimi 2 minuti? Mettili un po' prima, boh, poi non so. E poi vabbè, allora, cari cinesi, se c'è qualche cinese che guarda sto video, è pregato di tradurre e riportarlo a Zhang e Company. Allora, non vuoi spendere, caro Sang, non vuoi spendere, non volete spendere. Va bene. Pastore, se arriva, sono contento. Per me non arriva, ma se arriva, sono contento. Non risolve le cose. Non risolve niente, però vabbè, se arriva è sempre un grande acquisto. Però vabbè, se non volete spendere, invece di dire tutte cazzate, non cazzate, Pastore, Nainggolan, Di Maria, la fanculeria, Beribì, Beribì, Maradona, Baresi, Pelé, fate una bella cosa. Allora, dovete far cassa. Icardi dallo a Real Madrid, 50-100 milioni, così dallo a Real Madrid. Più di soldi dai Perisic allo United, visto che lo volevano tanto, dallo anche, lo vogliono 30 milioni, 40 non ne spendono, piglia di 30 milioni da Perisic, vendi anche Brozovic, cerca, non è facile vendere, però cerca di vendere Brozovic, Gagliardini, tutta quella gente lì, cerca di venderli. Poi ovvio che non è facile, come anche João Mario, l'hai venduto, fu al West Ham, l'hai venduta al West Ham in prestito, così poi magari ti ritorna, non so, magari neanche te lo riscatta, eh? Così, però fai una bella cosa, cerca di vendere tutta sta gente. E se proprio non vuoi spendere, se proprio non vuoi spendere, metti i giovani, compra dei giovani, metti i giovani della primavera, che vabbè, quei giovani non si va da nessuna parte perché non hanno esperienza, però lottiamo per la salvezza. Ma almeno lottiamo per la salvezza, ok, una bella salvezza, lottiamo per la salvezza, ma almeno vediamo una squadra con contro coglioni, vediamo una squadra con giovani che hanno voglia di correre, che hanno voglia di fare, dei giovani che magari contro la Juve, nei derby, contro la Roma, tirano fuori i coglioni e vedi che se la giocano, se la giocano, e magari giocano ancora col Milan in Coppa Italia, magari passiamo noi perché giocano con i contro coglioni. Perché alla fine, chi è che ha deciso il gol di Coppa Italia? Visto che dai coi giovani non si vede da nessuna parte. Cutrone!
Cutrone è giovane. Quello. È così. Quindi magari ti tirano fuori i coglioni, poi non andiamo da nessuna parte coi giovani, non andiamo da nessuna parte. Lottiamo per la salvezza, ma almeno vediamo una squadra coi controcoglioni. Vediamo una squadra coi controcoglioni. Vediamo una squadra coi controcoglioni, magari vediamo anche una squadra che magari in Coppa Italia batte il Pordenone e magari arriva fino in fondo. Poi lottiamo per la salvezza, ma almeno magari nei derby giochiamo che contro coglioni, contro la Juve giochiamo che contro coglioni, contro tutte le grandi del campionato giochiamo che contro coglioni. Questo, che almeno vedi una squadra che contro coglioni, una squadra che ha voglia, una squadra che vuole. Poi magari che non arriviamo, magari non arriviamo neanche quarti. Se non arriviamo quarti, perché vabbè, la matematica non ci condanna ancora. Andiamo in Europa League, va bene, ma vedi coi giovani, vedi che tirano fuori contro coglioni che c'hanno voglia. Basta delle scuse che la trasferta in Romania, la trasferta in Polonia, la trasferta nel Polo Nord. Ma vaffanculo, va. Ciao ragazzi, nonostante tutto, sempre forza Inter e noi purtroppo sabato col Crotone. Adesso siamo tutti incazzati, facciamo tutti quelli incazzosi. Sabato contro il Crotone, come degli scemi, saremo lì davanti alla tele o saremo lì allo stadio a seguirli e sostenerli. Speriamo almeno di non fare una figura di merda pure contro il Crotone. Ciao ragazzi, iscrivetevi al canale.